Ciao amici di Fronte Tutto, oggi su richiesta cominciamo a guardare un argomento nuovo che non avevamo ancora affrontato, che è quello di fuochi con un certo accento più spostato verso l'urban survival. Allora, iniziamo a parlare di fuochi, stufe, stufette o comunque sistemi per riscaldarci. Non necessariamente in un ambiente bushcraft, anzi, partiamo con qualcosa di molto 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 base, ovvero semplicemente il sistema del barattolo. Come dice il nome, non è altro che un barattolo, ma può essere anche un bidone da 50 litri, che viene manipolato al fine di farlo diventare un braciere, quindi un contenitore all'interno del quale andremo a fare il nostro fuoco. La realizzazione è molto semplice, si tratta di prendere un barattolo, fargli dei fori nella parte inferiore e in modo che la reazione per il fuoco arrivi dal basso verso l'alto. Noi andremo a farlo con un normale barattolo per il suo, quindi probabilmente la dimensione più piccola in assoluto che possiamo avere per questo tipo di braciere. Nulla vieta, ovviamente, se abbiamo a disposizione o se abbiamo la necessità di fare dei fuochi più grossi, di utilizzare ovviamente bidoni più ampi, di dimensione più capienti. Questo, come abbiamo detto, è il sistema più banale, più semplice, più elementare. Va da sé che è anche quello in realtà meno efficiente, nel senso che fondamentalmente il braciere contiene semplicemente il fuoco, non ha particolari funzionalità dal punto di vista della reazione o della resa della fiamma e quindi del controllo della combustione. Però, essendo così semplice, è una tecnica che vale la pena imparare perché la si può applicare praticamente in ogni situazione. Ed ecco qui il barattolo che abbiamo realizzato. Come vedete è semplicissimo, ci sono voluti pochi minuti per farlo. Andiamo a vedere adesso come funziona. Ma prima vi presento un'alternativa. Eccolo qua. Qualcuno lo riconosce, è un famosissimo scolapiatti, scolaposate, dal nome abbastanza impronunciabile, prodotto da un mobilificio svedese in acciaio inossidabile, costa pochissimo ed è praticamente perfetto perché ha già tutti quanti i fori per la reazione sul fondo, sul lato, e non c'era stato altro da fare che aprire una piccola fessura sul lato per aggiungere combustibile lateralmente, se non da sopra, o per andare a rimuovere magari le ceneri quando sono in eccesso. Ma passiamo adesso alla prova di accensione e vediamo come si comportano.
Un'ultima nota, sempre sulla sicurezza, mi raccomando sempre molta attenzione quando si tratta di lavorare con il fuoco, anche quando facciamo i nostri esperimenti, e una nota sui barattoli, questa vale per tutte le considerazioni che faremo, tutti gli esperimenti di questo tipo da adesso in avanti. Fate molta attenzione a cos'è il contenuto del barattolo che avete utilizzato, quindi se si tratta di materiali chimici, solventi, vernici, cose di questo tipo, non va assolutamente bene utilizzarlo perché i residui del contenuto possono provocare dei fumi molto dannosi. Un'altra cosa è fate attenzione che l'interno del barattolo non sia smaltato o che non sia zincato per lo stesso motivo. Quindi attenzione, metallo il più possibile grezzo, se ha contenuto in precedenza degli alimenti generalmente va bene, ma in tutti quanti gli altri casi estrema attenzione. Buona sperimentazione, ci vediamo alla prossima. Ciao!